Ora devo dire che il sapone è sempre il sapone che ha Va bene, quindi stavo dicendo un grazie a tutti, ma particolarmente a chi ha contribuito, che questo progetto difficilissimo all'inizio poi sia andato in porto, direi anche bene. Ci sono stati alcuni giocatori che hanno accettato di scendere di categoria, ma l'hanno fatto con entusiasmo, e quindi questo ci fa piacere. Certi giovani che sono venuti con molto piacere. Un ringraziamento particolare a Grenno, che ha messo sulla sua squadra, che è quella dirigenziale. Io l'ho già fatto i complimenti perché ha messo su nome la squadra. Lui ancora bene non li fa perché aspetta prima i risultati. Però io faccio che ognuno di voi, quindi sono già a posto. È tutto questo. Un grazie particolare volevo fare allora catartico al mister, perché ha accettato questo incarico con un certo entusiasmo veramente eccezionale. Volevo ringraziare anche Gabriele Retta, che mi ha dato indubbiamente una mano alla costruzione di questo. Per il resto io ho un mandato dalla società, che è uno, non ci sono alternative, no? Vincere, perché poi è la stessa cosa. Noi il nostro programma è triennale, quindi dobbiamo arrivare prima possibile in una categoria che compete e al Savona e a voi stessi. Quindi per noi questo qui è un passaggio un po' così che bisogna superare, e vediamo di superarlo. Un'altra cosa che vi dico, poi pianto lì, tanto abbiamo tempo poi a vederci. Noi siamo il Savona. Cosa vuol dire che noi siamo il Savona? Che dobbiamo comportarci come Savona, in campo, fuori campo, eccetera. Perché dove andremo a giocare, qualsiasi campo che andremo a giocare, è la festa patronale del paese, che arriva il Savona. Quindi dobbiamo essere preparati a prendere qualche insulto di troppo, qualche scorrettezza di troppo, ma noi da Savona non dobbiamo avere nessuna reazione, né in campo né fuori campo, perché lì allora non saremo più felici, contenti e sorridenti, ma andremo nel materiale. Io confido in voi, la società crede in voi, e quindi vi auguro buon lavoro. Poi abbiamo tempo nei prossimi giorni, se c'è qualcosa da chiarire, nominerete una, due o tre persone che verranno a parlare quando è il momento di parlare, per non parlare sempre con tutti, e quindi tutte le cose le dovremmo chiarire piano piano, perché siamo partiti con una scatola vuota, poi piano piano andiamo cercando. Buon lavoro e spero che ci vediamo sempre sorridenti e felici. La nostra praticamente è una vera e propria avventura sotto tutti i punti di vista. Siamo partiti con 2 mesi e mezzo, 3 mesi di ritardo rispetto alle altre compagini di qualunque categoria si voglia parlare, e siamo riusciti comunque, grazie all'intervento di Pietro e del direttore sportivo in seconda, a mettere in piedi un organico, direi, di tutto rispetto, non per la sola categoria nella quale andremo a giocare, ma almeno per un paio di categorie, guardando verso l'alto. E a livello societario mi ritengo più che soddisfatto della composizione che siamo riusciti a mettere insieme, prettamente di persone savonesi, e se vogliamo con un qualcosa in più, che è quello di, in buona parte, di non avere mai avuto a che fare né col Savona Calcio dei tempi che furono, né col mondo del pallone. Quindi questo per conto mio è un qualcosa che forse alla lunga ci darà anche qualche chance in più e qualche occasione da sfruttare in più. Noi ovviamente, e lo sapete benissimo, lo sapete perché anche in funzione dei vari colloqui che abbiamo fatto singolarmente, non abbiamo purtroppo una mezza misura. Noi dovremo scendere in campo tutte le domeniche con un risultato soltanto a disposizione. Poi per carità, io
non me ne avrò a male se finirete il campionato non avendone viste tutte, ma non avendone persa nessuna. Però la nostra unica ragione è quella comunque di cercare, comunque ovviamente sportivamente parlando, del modo giusto e consono, la vittoria ogni domenica, facendo la nostra bella figura non solo a livello tecnico ma anche e soprattutto a livello comportamentale, quello che poco fa vi diceva già Pietro. Dobbiamo sostanzialmente, visto che abbiamo comunque nella sfortuna, abbiamo la fortuna di essere partiti e di partire da zero, e iniziare nel miglior modo possibile cercando di crearci un'immagine molto particolare e molto bella al di fuori. Cosa dire d'altro? Io ho massima fiducia in tutti voi, a cominciare da Cristian, che giusto qualche mese fa ho avuto ragazzo nelle giovanili, quando sono stato per la prima volta presidente di un Savona, devo dire così. E sono stato tirato per i capelli in questa seconda avventura, un'avventura che indegabilmente, come credo e ritengo a tutti voi, solleciti particolarmente. Quindi cerchiamo tutti insieme di fare del nostro meglio e senz'altro i risultati non mancheranno. Grazie ancora e in bocca al lupo. Che in questo momento ci ospita, perché noi siamo ospiti del Vado Calcio, e speriamo, il mio impegno personale, che presto possiate giocare tutti quanti al Bacigalupo, perché il Bacigalupo comunque è e rimarrà la casa del Savona, e sì, quando ci sarò io almeno, spero anche dopo, e quindi quello è. Con mister ci conosciamo. Quello che ho fatto già con gli altri, con gli ex giocatori del Savona Calcio, è la mia disponibilità, ma veramente totale. Quindi chi vuole il mio numero di telefono, chi vuole venire in ufficio da me a parlare di tutto, di calcio, di sport, io sono disponibile a tutti. Per il resto io sono anche un tifoso del Savona, da bambino ho giocato nel Savona 50 anni fa, ormai, perché sono vecchio. Quindi una cosa sola posso dire: forza Savona. Grazie. Del CONI poi in Savona. Innanzitutto porto i saluti del presidente regionale del CONI Liguria, Antonio Micillo, e porto gli auguri di tutte le società del territorio alla nuova AST Savona Calcio, che da oggi entra ufficialmente a far parte della grande famiglia della Federazione Calcio e quindi anche del CONI. E se il buongiorno si vede la mattina, diciamo che è una bella veduta, perché una squadra fatta da giovani, con dei dirigenti di esperienza e con un presidente che è rimasto tale quale di quanto, forse qualche turno in più, però capello in meno, però non ricordiamo che Enzo Grenno nel Savona, che non Savona, nel vecchio Savona, ha portato a casa con la sua società la capitale. Quindi e forse questo è quello che l'augurio, è quello che di Savona possa domani non soltanto portarsi a casa una Coppa Italia dei dilettanti, ma magari poter ritornare a una competizione a livello professionale. Io come CONI, questa mattina con il dottor D'Ambrosio abbiamo fatto le cosiddette pratiche burocratiche, quindi un'associazione per poter essere iscritta alla federazione deve essere iscritta anche al registro CONI. Abbiamo attivato l'iscrizione e oggi do l'addetto del CONI di Savona con l'augurio che da qualche giorno Savona possa essere a tutti gli effetti iscritto in quel registro del CONI, che darà veramente anche come l'opportunità alla società di poter anche partecipare a tutti i bandi possibili e immaginari. E come CONI noi ci siamo, il credito sportivo l'abbiamo già attivato, ci auguriamo che nel progetto sport e periferie sono l'anno prossimo il Savona insieme al Comune, che può dare il patrocinio, possa aderire a questo progetto, perché sono dei soldi che arrivano sul territorio e noi siamo un piccolo capoluogo di provincia e noi ci auguriamo che Genova in questo caso non sia soprattutto mamma e non matrigna come è stata fino ad oggi. Quindi entro di consegno gli addetto del CONI a nome di tutti.